questo nuovo video. Oggi video riguardante i capelli. Vi avevo detto che vi avrei girato un video specifico per parlarvi della mia esperienza con i capelli colorati, in particolare con i capelli grigi argento. Ho un sacco di prodotti da mostrarvi, che sono i prodotti che ho utilizzato sia per realizzarli che per il mantenimento, ma vi parlo un attimino di quella che è stata l'esperienza in generale. Ormai quasi anche 3 anni fa, sì, diciamo 3 anni fa, se non di più, mi è venuta la fissa, di questi cavolo di capelli grigi argento. Io premetto che non avevo mai fatto nulla ai capelli, se non qualche shampoo di quelli lì coloranti che poi dopo un po' di lavaggi se ne va, quindi niente di particolarmente aggressivo, niente con ammoniaca, quindi niente tinte, ma solo colorazioni abbastanza tranquille, e di solito facevo il mogano, quindi comunque davo ai miei capelli naturali, che sono castani, un riflesso rossastro, oppure d'estate, quando avevo un po' di colore, li facevo neri. Questo è tutto quello che io ho mai fatto ai capelli. Poi per il resto non li avevo mai colorati né nulla, mai usato colorazioni particolari né niente. Mi è appunto venuta questa fissa e quindi ho deciso di soddisfarla. Ho detto: ma sì, dai, proviamo, vediamo, tutto al più si tagliano. E allora, siccome la mamma di Nicola è una parrucchiera, lavora però principalmente in casa, ho chiesto a lei di aiutarmi e di provare a fare il primo tentativo, che però diciamo non era andato molto a buon fine, nel senso che sì, si erano decolorati, però non aveva poi la colorazione argento da applicare. Inoltre, probabilmente era stata un po' troppo aggressiva come decolorazione, me li aveva rovinati tantissimo, tant'è che il primo tentativo proprio era andato proprio male, avevo perso un sacco di capelli, avevo dovuto anche tagliarli perché erano proprio messi male, quindi avevo le lunghezze bionde praticamente, e però erano tutte rotte, rovinate, appena decolorate, addirittura sembravano quasi elastici, che sembrava appunto non si spezzassero mai, invece in realtà poi a toccarli si spezzavano tutti, quindi veramente un disastro. Dopo questo primo tentativo sono andata da una parrucchiera, dove ho provato a fare il primo, diciamo, esperimento, uscito a metà, nel senso che mi ha rifatto appunto la deco e sono dovuta tornare da lei 2 volte poi per avere un risultato decente, perché ovviamente essendo un'operazione abbastanza aggressiva non potete fare tutto in una volta sola. Primo, perché ci passate la giornata dal parrucchiere e tutte le volte che ci vado effettivamente è così, per quello che ci vado poco, perché sennò veramente devo prendere le ferie. E poi perché comunque il capello si rovina molto, per cui va fatto a piccoli step. Dopo quelle 2 volte da quest'altra parrucchiera, sono riuscita a ottenere un riflesso argentato, che però, è durato veramente molto molto poco. Quando gli ho chiesto di poter tornare da lei per rifare magari un'altra deco in modo che fossero più chiari i capelli e il colore prendesse meglio, lei mi ha detto che non era il caso perché si sarebbero rovinati, per cui ho lasciato perdere e non sono più andata da questa parrucchiera, che probabilmente aveva anche ragione, per carità, però bisogna anche avere gli strumenti e necessari per fare determinate cose, se no se non si, io gli avevo portato delle foto, gli avevo fatto vedere, gli avevo detto: li voglio così. Se tu, parrucchiera, non sei in grado di arrivare a quel risultato, mi dici da subito che non puoi farlo, senza neanche iniziare a trattare i miei capelli e lasciarmi un risultato a metà. Quindi ero anche abbastanza incazzata, però non ho demorso. Come ultimo tentativo ho provato un parrucchiere che invece è fenomenale, è abbastanza lontano da casa mia, ma è il parrucchiere di una mia amica che me l'ha consigliato. E,
sono andata a parlare con lui cercando di capire prima se era fattibile fare quello che io volevo e mi ha detto con molta tranquillità e con molta chiarezza che si poteva fare ma sarebbe stato difficile e bisognava vedere anche come reagiva il mio capello. Al che ho detto vabbè dai ascolta proviamo. E quindi mi sono recata appunto in questo salone che tra l'altro è circa un'ora di distanza in realtà da casa mia, però insomma ne è valsa la pena perché comunque sono veramente molto bravi e il parrucchiere si chiama Luca Scotti e ha un salone sia a Bergamo che a Brescia, giusto se vi interessa, comunque Luca Scotti. E niente, con lui sono riuscita ad avere il primo risultato decente, quindi la prima volta in cui avevo il capello con l'attaccatura mia scura, e questo l'ho fatto perché comunque non volevo poi dovermi preoccupare ogni volta della ricrescita. Scusate, questo è Nicola col trattore che va, ciao! Giustamente c'è chi all'aria aperta fa i video e chi invece lavora. E lui è ora ha fatto un po' di lavori fuori e adesso se ne sta andando con il trattore. Comunque, tornando a noi, dicevo, ho lasciato l'attaccatura, un pezzo scura mia naturale, anzi avevo scuriti la prima volta, perché comunque non volevo dovermi preoccupare della ricrescita, sapendo che comunque è un colore che non dura tanto, quindi io avrei voluto avere tutta la bella chioma argentata, ma sarebbe stata un'impresa perché dopo qualche giorno avrei subito avuto la ricrescita e sarei dovuta tornare a farmi un'ora di strada al parrucchiere e non era il caso. Per cui preventivamente avevo scelto di lasciare appunto un pezzo di attaccatura più scura proprio per questo motivo. Il capello non era così rovinato come altre volte perché usa i prodotti Olaplex, che tra l'altro si possono in realtà acquistare anche su Amazon, e anche la mia amica Barbara, che ha fatto anche lei diverse decolorazioni e colorazioni varie nei vari parrucchieri che aveva frequentato, dove appunto aveva fatto le deco, avevano utilizzato questo prodotto perché è un prodotto veramente ottimo per quanto riguarda le decolorazioni e il mantenimento comunque sano del capello, e quindi ci sono tutta una serie di prodotti, una linea varia, molto varia, e alcuni sono appunto reperibili anche su Amazon se siete per il fai da te, volete fare qualcosa da soli. Io sui capelli mai da sola non oserei mai andare a toccarli e a fare disastri perché non sono proprio in grado. E tra l'altro appunto questa mia collega, che ha avuto molto più esperienza di me con più parrucchieri e con diverse colorazioni, anche a lei ho consigliato Luca Scotti, infatti anche lei si è recata da lui e dopo di me ci è andata diverse volte perché comunque si era trovata bene, e anche lei mi ha detto che sono veramente veramente bravi e appunto utilizzano questi prodotti specifici che non rovinano il capello. Allora, non lo rovinano, ovviamente qualsiasi trattamento gli fate lo rovina, perché per forza, però sicuramente con l'utilizzo di Olaplex il danno è limitato. Quindi il capello comunque risultava non sfibrato, non un pochino sì, a pettinarli anche adesso ovviamente li perdo e ne trovo tanti sulla spazzola per terra quando li pettino, questo è normale, o anche quando faccio la doccia. Però sicuramente non si erano proprio spezzati come era capitato la prima volta, e non erano neanche quel colore via di mezzo che in realtà aveva solo un riflesso, che invece avevo ottenuto la seconda. Questa volta ero proprio soddisfatta. L'unica cosa che purtroppo, come lui mi diceva, ti durerà poco. E infatti dopo qualche settimana purtroppo il grigio è andato a scemare. Lui mi aveva detto guarda, sto testando anche altre colorazioni, quindi magari se vieni la prossima volta proviamo anche qualcos'altro. Io in realtà, che appunto non sono molto avvezza ai parrucchieri, non mi piace andarci, mi scoccia, costa tanto, sono in questo caso sì, dopo che ho ottenuto quello che volevo, il mantenimento ho deciso di portarlo avanti da sola e non andare dal parrucchiere ogni volta che volevo riavere l'effetto grigio, perché sennò sarei dovuta tornare veramente ogni 2 settimane. Per cui mi sono
dotata io di alcuni prodotti per poter poi riuscire a mantenere non tanto il grigio argento, perché poi prima o poi quello va comunque a scemare, la colorazione scarica e ritorna al giallo della decolorazione, ma quantomeno appunto non avere quell'effetto giallo, e quindi mi sono munita di prodotti anti-giallo e di alcune colorazioni per capello che potessero aiutarmi a mantenere il più possibile il mio capello come lo volevo, quindi sulle tonalità del grigio, dell'argento o comunque tonalità fredde, non giallo, non biondo. E ho diversi prodotti. Allora, primi tra tutti sicuramente gli shampoo e i balsami antigiallo. Questi qua della linea Balea sono quelli di cui vi ho parlato nel video scorso, relativo appunto, cioè ho fatto proprio la review di questi prodotti, quindi vi ho parlato in modo specifico di questi, di come li ho utilizzati, del perché, di come agiscono, di quanto costano, e di come appunto li ho utilizzati io. E come vedete ne ho tanti perché è un prodotto che ho comprato e riacquistato più volte. Quindi shampoo e balsami antigiallo. Poi, allora, che non ho qui, ma che è il migliore di tutti, ma purtroppo ero convinta di averlo, ma si vede che è stato cestinato prima di questo video perché ero stufa di avere sempre 1000 confezioni di prodotti in giro, quindi purtroppo non c'è più. Lo shampoo antigiallo, quello della L'Oreal. Quello ha una confezione grigia, sì, mi sembra 150 ml, sono addirittura 100, quindi non grandissima, grigia. Potete trovarla da acqua e sapone, forse anche da Tigotà e sicuramente nei parrucchieri, nei saloni di parrucchieri, perché infatti a me la prima mi era stata data da mia nonna, pensate un po', che l'aveva acquistata dal suo parrucchiere, perché è quella appunto che utilizzava anche lei. Quindi lo shampoo antigiallo è un prodotto che va ad agire sul capello bianco, grigio o decolorato per andare a rimuovere appunto l'effetto giallo dal capello. Questo non vuol dire che se siete bionde vi mettete lo shampoo antigiallo diventate bianche, no, semplicemente andate a sfreddare la tonalità, quindi a raffreddare il colore dei vostri capelli, che anziché giallo paglierino assumerà appunto un riflesso proprio più grigiastro, più argentato, più brillante e meno giallo comunque. E come agisce questo shampoo antigiallo? Essendo viola, il viola è il complementare del giallo, come sappiamo dalla teoria dei colori, e comunque vi ho spiegato bene anche come funziona appunto nel video di review appunto di questi prodotti, vi parlavo appunto della teoria dei colori, di come funziona, di come i colori complementari si annullano a vicenda, ed ecco perché lo shampoo antigiallo è viola, proprio per andare ad agire sul suo complementare giallo ed andare ad annullarlo. Ovviamente dipende, nel senso che ci sono più o meno efficaci. Quello di L'Oreal è sicuramente il più efficace di tutti, per mia esperienza, ma non solo mia. Questo qui è quello invece un pochettino più blando che ho trovato in commercio, però ha un prezzo piccolissimo, quindi non so quanti ce ne siano in commercio, faccio vedere quello che ho usato io. Sicuramente L'Oreal è il numero uno, anche se appunto non ce l'ho qui da mostrarvi, però lo trovate sicuramente in qualche mio video di prodotti finiti, ve l'ho già mostrato sicuro un paio di volte. Però ecco, ha un prezzo piuttosto elevato perché arriva anche ai 15 euro per una confezione piccina. Questo invece è un po' più economico, anche se un pochettino meno efficace. Poi vi dico le differenze. Altro shampoo antigiallo che ho acquistato e utilizzato, questo è già la seconda, la terza confezione che acquisto, questo è finito, ma in bagno ne ho un altro in uso. Questo, non so se riuscite a vedere che infatti è viola, è il prodotto più simile che io sono riuscita a trovare proprio allo shampoo L'Oreal, quindi un po' meglio rispetto appunto a questo di Balea, e infatti anche il prezzo è un pochettino più alto perché questo viene sui 4-5 euro, a differenza di questo che ne viene 2. Della stessa linea ho anche la maschera, questa ce l'ho in uso in questo momento e è fatta così, vedete, quindi è viola,
è quasi praticamente terminata anche questa qua, ed è una maschera sempre per capelli biondo argento, questa vabbè con olio di lavanda e peonia, che ripara la struttura del capello donando maggiore lucentezza al colore, sempre effetto appunto antigiallo, quindi è un prodotto appunto diverso che in più è anche maschera, ma sempre con lo scopo di andare a togliere l'effetto giallo. Qua ho un altro shampoo antigiallo, poi ho maschera colorante ristrutturante riflesso argento, questa è un'altra tipologia di prodotto, di questa ho anche, esatto, sì, la versione grigia, quindi sono simili ma due prodotti diversi. Questa è proprio maschera riflesso argento, mentre questa qui era la maschera colorante ristrutturante colore grigio, due formati diversi, non so perché, uno sono 150 ml, l'altro 250, questi comprati da Capello Point, li utilizzavo proprio come delle maschere, quindi quasi sempre pre-shampoo, come impacco sul capello, proprio nella zona decolorata, da colorare, per andare a aggiungere un twist in più e andare a ravvivare quindi il colore. Molto spesso faccio dei mix proprio di tutti i prodotti, quindi non solo questa qui da sola antigiallo, ma quando non bastava perché magari aveva scolorito tanto il riflesso, andavo ad aggiungere un pochettino anche di questa qua grigia per andare a ridare vita proprio al colore grigio. Poi ho utilizzato anche questo prodotto, che sicuramente vi ho fatto vedere anche questo nei finiti, è un prodotto di Garnier, un prodottino piccolino, dal prezzo neanche tanto alto, questo l'avevo comprato in emergenza perché dovevo partire, dovevo andare, non mi ricordo dove, era proprio una cosa in emergenza, non avevo lo shampoo antigiallo, non sapevo come fare e quindi ero corsa da acqua e sapone a cercare quello L'Oreal, ma non volevo spendere 15 euro per quello L'Oreal, quindi alla fine avevo trovato questo qui che costava sui 2-3 euro e avevo acquistato questo che sono 80 ml, però era una bella crema grigia, anche questa bella densa, che aveva funzionato devo dire non male, e avevo utilizzato con piacere, poi adesso ve ne parlo meglio. E avevo utilizzato, gli altri poi sono colori quindi ve ne parlo poi, anche il Platinum, questo qua dei Crazy Color, e dove sono? Ops, queste colorazioni che sono sempre invece queste qui, colorazioni per capello semi permanente, quindi non sono shampoo antigiallo, non sono maschere coloranti, ma sono delle vere e proprie tinte, diciamo così, tinta colore per capelli. Allora, andiamo con ordine. Come utilizzavo lo shampoo e balsamo antigiallo? Questo piuttosto che questo, piuttosto che questo, indifferentemente. Io facevo una sorta di mix con il balsamo e lo shampoo, creavo una bella crema perché questo qui è piuttosto liquido come prodotto, mentre mi serviva una crema un pochettino più densa e più spessa, e quindi andavo a utilizzare il balsamo che invece era un po' più spesso, proprio per andare a rendere più cremoso questo composto da applicare poi sui capelli e senza che poi scivolasse o colasse. Quindi facevo spesso mix tra questi due, ma allo stesso modo anche con questo, con quello L'Oreal o anche con appunto questo boccettone qua più grande, e semplicemente lo andavo a utilizzare appunto prima come impacco, per far sì che il colore prendesse bene, lasciandolo in posa una mezz'oretta, in modo che appunto il capello, poi ce l'avevo tutto viola, prendeva bene, e quando andavo a sciacquare e lavare i capelli non erano appunto più gialli, ma erano un argento, un riflesso molto più freddo, più argentato, più grigio. Magari non, soprattutto quando il colore aveva scolorito tanto, il grigio originale, non così intenso, però sicuramente aiutava tantissimo. Questo
L'ho fatto non nelle prime fasi, quindi all'inizio per circa un mesetto quando avevo fatto il colore, avevo lasciato il colore così com'era senza toccarlo, anche perché anche il parrucchiere mi aveva detto che se utilizzavo i prodotti antigiallo rischiavo di andare a togliere quello che mi aveva messo, quindi l'argento che mi aveva applicato lui, il grigio argento che mi aveva applicato lui. Quindi mi ha detto non utilizzarli per il momento. Quando poi vedi che inizia effettivamente a scolorire e che ti butta fuori un po' il giallino, allora sì, inizia pure a utilizzarli. E li utilizzavo proprio come se fossero delle colorazioni, in modo che il colore rimanesse il più possibile sul capello e quindi che quasi mi tingesse il capello di nuovo di grigio. E avevano funzionato molto molto bene. Di questi di cui ho fatto la review non vi parlo oltre, ma vi dico solo che avevano una consistenza molto più liquida. E il colore era meno intenso, era un po' più trasparente ed è infatti tra tutti quello, diciamo, meno efficace, anche se come vi spiegavo nella review, per quantità, prezzo è sicuramente un prodotto da mantenimento ottimo e che io vi consiglio, perché più basso di questo prezzo io un prodotto antigiallo non l'ho mai trovato, per cui secondo me è comunque un prodotto super consigliato. Molto meglio però è sicuramente questa linea. Prima di parlarvi di questa però vi cito un attimino anche questo. Questo l'ho acquistato sempre da Capello Point ed è un bel boccettone. Anche questo però ha un prezzo abbastanza elevato perché costava sui 14 euro. Io mi sembra che l'avevo pagato 12 con lo sconto perché Capello Point è un negozio che c'è nel centro commerciale dove lavoro, per cui avevo avuto uno sconto dipendente. Ma se non sbaglio il suo prezzo era sui 14-15 euro, quindi non proprio pochissimo. Anche se comunque sono 500 ml a differenza di quello L'Oreal che sono 100 e costa uguale. Quindi sicuramente anche questo come rapporto qualità-quantità-prezzo era ottimo. Aveva una consistenza però un po' simile a questo. Quindi è vero che la quantità era maggiore rispetto a quello L'Oreal, però come efficacia diciamo che lo trovo un po' più simile a questo rispetto che a questo. Questo è finora il migliore che ho provato e che vi consiglio dopo L'Oreal, è quello che più gli assomiglia e dove ho trovato più somiglianze, diciamo così, perché a differenza degli altri ha una consistenza più spessa e il colore è molto più scuro, più forte, più intenso e questo fa sì che anche il risultato finale poi sia più efficace. Della stessa linea appunto avevo preso anche la maschera perché volevo fare tutta una combo particolare e la maschera l'ho utilizzata sia da sola proprio come maschera che serve anche a ridare struttura, vigore al capello, quindi non solo a livello di colorazione. Quindi proprio come una maschera classica, ma allo stesso tempo l'ho utilizzata sempre in combo, quindi per fare massa, diciamo così, di prodotto da andare poi ad applicare sui capelli. L'importante è che io avevo una buona quantità di prodotto abbastanza pigmentato sul violaceo da andare ad applicarmi. Quindi questi li utilizzavo tutti un po' in combo, ovviamente in tempi diversi a seconda di quello che avevo a disposizione, ecco. Questo veramente è uno shampoo antigiallo eccezionale. Dice shampoo per capelli biondo argento con olio di lavanda e profumo di peonia, 300 ml effetto antigiallo. Avvertenza, nel caso di contatto del prodotto con altri materiali, tessuti sanitari, pulire immediatamente. Vero, sì, questo vale per tutti, perché essendo pigmentato, se che ne so, vi schizza sul mobile del bagno che è bianco, rischiate che non viene più via e a me è successo, ovviamente. Questo appunto ha una consistenza bella spessa che difficile, difficile veramente da trovare la differenza con quello L'Oreal. Se li vediamo, diciamo, senza confezione, se io dovessi versarne un po' e confrontarli, veramente, veramente molto simile a quello L'Oreal. È veramente il prodotto più simile che io abbia mai trovato per appunto 4-5 euro. Mi sembra 4,50-4,90 euro. Che comunque per 300 ml, visto l'efficacia, è un ottimo, ottimo prezzo. La maschera non mi ricordo quanto era costata, sono 250 ml, però mi sembra sui 3-4 euro anche questa.
Tra i due sicuramente questo è una bomba, però anche la maschera mi è piaciuta tanto perché comunque aveva una consistenza anche spessa che non cola e quindi anche proprio come maschera di per sé mi era piaciuta. Non fa un effetto super districante come le maschere che utilizzo io e che voglio io e che acquisto io perché siano districanti e che mi aiutino a rendere il capello più morbido e pettinabile. Questa l'ho acquistata perché era antigiallo, però per unire le due cose sicuramente è un buon compromesso e quindi mi era piaciuta particolarmente anche questa. Poi, questo prodottino invece è una crema trattamento antigiallo per capelli grigi. La sua formula pronta all'uso ravviva il colore e dona luminosità ai capelli grigi per un risultato naturale ed elegante. Ed effettivamente è così. Il concetto è praticamente lo stesso, è sempre un prodottino appunto viola, abbastanza concentrato, quindi molto in realtà simile anche questo alla consistenza di questo shampoo, ma ancor più a quella di L'Oreal, se non addirittura forse un pelo più spessa, perché è proprio una crema questa. Bella pigmentata, leggermente forse più chiara rispetto all'Oreal, però molto molto simile rispetto, sì, molto simile anche a questa, veramente. Quindi anche con questo mi ero trovata bene. Questi sono però 80 ml per un prezzo che si aggira sui 2-3 euro. I prezzi ovviamente sono indicativi, non me li posso ricordare con precisione, anche perché sono prodotti che ho da tanto, che ho usato veramente tanto, quindi non me lo ricordo. Devo dire che mi era piaciuto. Non lo ricomprerei per il semplice fatto che è piccino, quindi non conviene. L'unico motivo, è questo. Se no, era stato sicuramente un ottimo prodotto. Poi avevo provato anche un campioncino di uno shampoo antigiallo di Lush, ma devo dirvi la verità, non mi era piaciuto particolarmente. Il campioncino, sia come consistenza che come colore, era un po' sempre una via di mezzo tra questo e questo. Diciamo che era abbastanza simile a questo, sì, però non mi aveva entusiasmato chissà quanto, anche come colore non era molto intenso, non avevo visto una grande differenza rispetto a questi e quindi alla fine avendo questi a disposizione a casa non avevo poi mai più acquistato quello di Lush. Passando invece alle creme, alle maschere coloranti, vi parlo appunto di queste due. Allora, queste tutte e due acquistate da Capello Point, un prezzo che si aggira sui 7, 8, 9 euro, una cosa del genere, mi sembra questa sui 7, questa sui 9 circa. Queste sono 250 ml, queste sono 150. Allora, questa è una maschera colorante ristrutturante riflesso argento. Anche questo. Spero che sentiate, scusate il trattore. Forse siamo verso la fine. Dicevo, questa, tra l'altro ho ancora in uso in bagno, quindi non è finito, ma c'è ancora un po' di prodotto. È una maschera, qua si riesco a farvi vedere sia la consistenza che il colore. Vedete che è lillino, quindi non è un viola scuro come quello di questi altri shampoo, ma è appunto un colore un po' più lieve. Il concetto comunque è lo stesso, quindi va applicato sui capelli, si lascia in posa e poi va risciacquato e funge proprio alla stessa identica maniera. Il risultato che dovrebbe avere è sempre quello di andare a ravvivare il colore dei capelli e il riflesso argentato. Vi leggo se c'è quello che c'è scritto. Sì, allora Directa è la linea di maschere coloranti ristrutturanti che espande la possibilità di giocare con il colore. I pigmenti concentrati donano un riflesso che si intensifica all'aumentare del tempo di posa. Anche questa è una cosa interessante. Ovviamente non per quanto riguarda questo, nel senso che comunque questa è la versione antigiallo. Poi, oltre all'antigiallo, c'erano tanti altri colori, il rosso, il blu, il rosa, il viola, eccetera, eccetera.
Olio di oliva, zenzero e burro di cacao completano l'azione donando nutrimento per capelli luminosi, corposi e ristrutturati. Uso a capelli lavati e tamponati, applicare usando guanti protettivi, lasciare in posa da 5 a 20 minuti, risciacquare accuratamente. E vabbè, insomma, niente di che. Allora, questa l'ho utilizzata sia da sola, proprio così come indicato, ossia sempre per fare dei mix con gli shampoo, che sia questo, quello che avevo a disposizione, insomma, di tutti io ho fatto praticamente dei mix. E questa appunto mi aiutava anche questa a andare a creare volume e aiutarmi a togliere il riflesso giallo. Questa invece era grigia, questa è finita, quindi non credo che... Ah, sì, è uscito qualcosa. Era grigia, ma come vedete è comunque viola, un viola scuro, perché era una maschera non argento, ma proprio grigia grigia. Poi a seconda di quanto si lasciava in posa, appunto, usciva un colore più o meno intenso. Ha appunto una consistenza sempre cremosa e questa tonalità che è un po' più scura, perché appunto non è un antigiallo, ma è proprio una maschera colorante grigia e c'è scritto proprio grey. Qua dice maschera per ravvivare le mesh e i capelli colorati. Uso applicare il prodotto sui capelli lavati, lasciare in posa da 15 a 20 minuti e risciacquare. Quindi un pochettino di più rispetto a questa perché deve comunque avere il tempo il capello di assorbire il colore se volete che poi il colore si noti e si veda. Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia. Vabbè, sciacquare bene i capelli dopo l'applicazione. Vediamo che altro dice. Niente di che. Quindi questa è quella che ho iniziato a utilizzare quando appunto il colore aveva iniziato ad andarsene, quindi il grigio se ne stava andando e vedevo che l'antigiallo non faceva abbastanza e avevo bisogno di un twist, di un qualcosa in più da aggiungere per far sì che tornasse al grigio e che non buttasse fuori poi a lungo andare ancora. Ancora sto maledetto giallo, sempre lì il discorso è questo, vabbè. E devo dire che appunto non mi ero trovata male perché faceva quello che doveva fare. Il prezzo, diciamo che bene o male sul mercato questi sono i prezzi, perché anche Color Crazy l'avevo pagata più o meno sulla stessa cifra, quindi sui 7-8 euro. Parliamo ora di Color Crazy. Allora, io non mi sono trovata per niente bene e boccio assolutamente questo prodotto perché su di me non ha fatto assolutamente niente. Di questo ve ne ho parlato sicuramente in qualche video di prodotti finiti che insomma, prima o poi vedrete sul canale se non l'avete già visto. Allora, premettiamo che probabilmente lui non andava bene come colorazione perché era la Platinum. Io mi sono affidata a quello che mi ha detto la commessa perché non sono un'esperta, non è il mio mestiere, non lo posso sapere, non conosco il prodotto e quindi non lo so io come funziona, me lo devi dire tu che me lo stai vendendo. E la ragazza mi dice, io gli ho spiegato come li volevo, gli ho fatto vedere comunque come avevo i capelli che effettivamente erano ancora un grigino e gli ho detto appunto che volevo un prodotto di mantenimento, tant'è che appunto ho comprato questo da loro e che volevo qualcosa anche che colorasse, tant'è che poi ho comprato queste da loro. Ma prima di arrivare a queste qui che effettivamente hanno funzionato meglio, mi era stato proposto questo prodotto, che però non ha preso assolutamente perché è un platinum. Il platinum è, lo dice, è platino, è il biondo platino classico, quindi è praticamente un bianco quasi, diciamo, un bianco con un riflesso un po' argentato. Se il mio capello è biondo non si schiarirà mai e quindi questo sul mio capello non prenderà mai. Quindi questo ve lo dico perché se siete bionde e pensate di arrivare al platino facendo questi tipi di colorazione, non ci arrivate. Dovete fare la decolorazione e la deco deve portare il vostro capello ad essere bianco. Bianco non biondo, perché se no non prende. Questo per qualsiasi colore. Ovvio che se volete fare un blu, volete fare un verde, volete fare un rosso, volete fare un viola e avete il capello biondo come ce l'avevo io, adesso vabbè ormai è ancora tutto riflessato
di azzurrino perché l'ultima colorazione che ho fatto ha scaricato e quello che ha lasciato appunto è stato questo. Ma se, come si dice, li avete biondi e volete fare un colore molto molto chiaro, non vi prenderà mai, dovete comunque decolorarli. Così vi prendono i colori scuri, quindi il viola sicuramente qua vi prende, vi prende il verde, vi prende il blu, vi prendono i colori scuri, non i colori pastello. I colori pastello, che sono ovviamente più carini, più belli da fare, non prenderanno mai su una colorazione di questo tipo. Qui cosa vedete voi? Vedete che gli ho un verdolino azzurrino che non si capisce molto bene che riflesso abbiano. Questo è il risultato dopo 2 mesi senza nessun tipo di trattamento, semplicemente lavaggio, che purtroppo non scarica più ed è una colorazione di cui adesso vi parlo, che dal viola mi ha poi scaricato nel blu, nell'azzurro, per finire nel verde e ovviamente perché? Perché sotto c'è il giallo e quindi l'azzurro e il giallo insieme buttano fuori il verdino. Quindi qua è perfetto il discorso antigiallo. Io in questo momento non lo stavo più facendo perché volevo proprio che scaricasse completamente, volevo vedere come riuscivo ad ottenere il capello senza fare niente, nessun trattamento. E così è come li ho da circa appunto 2 mesi senza fare nulla, neanche l'antigiallo. Credo che più di così non se ne andrà più. Il verde è maledetto, maledetto, ma che non è il verde in realtà il problema, ma è il blu. Comunque, un passo per volta e ci arriviamo. Scusate la lunghezza del video, ma è un discorso complesso che va trattato bene perché sennò non si capisce nulla. E tornando appunto al platino, purtroppo vi dicevo, questi tipi di colorazioni non prendono sul capello se non super decolorato bianco. Quindi io ero arrabbiatissima poi con la commessa perché mi ha venduto st'affare di cui non me ne sono praticamente fatta niente. Come vedete, anche il platino per avere quell'effetto grigiastro freddo è viola anche lui. Quindi non vi spaventate ovviamente se volete fare un platino e ve lo vedete così perché è normale, è sempre per la questione antigiallo di cui vi ho parlato dall'inizio di questo video praticamente. Quindi questo l'ho utilizzato per terminarlo perché era sempre sul violetto e quindi sempre in combo con tutti questi prodotti di cui vi ho parlato finora. L'ho terminato, ma in realtà non ha fatto nessun tipo di effetto. Mi ha aiutato a mantenere sempre anche lui un riflesso freddo, ma non mi ha sicuramente schiarito il capello più del dovuto e non sono arrivata al platino, assolutamente no. Poi ho utilizzato un altro tipo di colorazione, questa qui di Vital Care, che è proprio silver, quindi questa la vedete appunto un po' più, sì, anche questa lilla, grigina, non so se si riesce a vedere, spero di sì. Nel frattempo la luce sta anche un po' scendendo, ma riusciamo a concluderlo, dai, questo video. Allora, questa è una colorazione semipermanente diretta della Vital Care Linea Vivid Color, di cui non di questo colore, ma come si dice, del viola, vi ho fatto la recensione che trovate sul canale. Allora, che dire di questo prodotto? Questo dà colore, quindi lo utilizzavo proprio come una colorazione per capelli, sempre quando il mio grigio fatto dal parrucchiere stava andando, quando appunto l'antigiallo non bastava e capivo che dovevo dare qualcosina in più e quindi ridare colore. Quindi diciamo che in alternanza non mischiato questo no, non l'ho utilizzato mischiato agli altri, ma in alternanza, quindi shampoo antigiallo mix maschera colorante quasi diciamo a ogni lavaggio, mentre questa invece quando vedevo che ne avevo la necessità perché effettivamente il grigio argento se ne stava andando e quindi dovevo dargli una ravvivata. Devo dire che non prendeva tantissimo, però qualcosina faceva, quindi questa qui di colorazione non mi è dispiaciuta rispetto alla sua sorella viola di cui vi ho parlato nel video e nella review specifica. Simile a questo come concetto, vi mostro altri due tipi di colorazione, che sono questi qui. Allora, questa è la white e questa è la creatine.
Creative Pastel. Questa in realtà serve per andare a schiarire le altre colorazioni e a rendere appunto pastello gli altri colori. Questa qui invece è la bianca e di queste qui ho anche quella, un'altra argento che però non ho ancora utilizzato, ce l'ho in bagno, quindi di quella non vi parlo perché non vi so dire niente. Mentre queste qui le avevo utilizzate sempre, come vi dicevo, come con gli altri prodotti, per andare a cercare di schiarire un pochettino e togliere il riflesso giallo e per dare consistenza, quindi mi è capitato di utilizzarli uniti a questa qui, mi è capitato di utilizzarli uniti a questa qui, che è quella grigia, quindi per modulare e gestire il colore, diciamo così, quindi non come antigiallo, ma proprio per... in realtà sì, sempre, il concetto è sempre quello, sempre per agire sul giallo, ma per aiutarmi anche a ottenere il colore giusto che volevo. Quindi per quanto riguarda l'effetto grigio, questo è tutto, quindi questi sono tutti i prodotti che ho utilizzato e come li ho utilizzati. E ricapitolando, quindi balsamo e shampoo antigiallo, quindi questo come trattamento di mantenimento appunto del colore freddo del capello. E poi maschere come queste o appunto colorazioni specifiche per andare invece a dare colore al capello. Per quanto riguarda questi prodotti, quale ricomprerei? Allora, sicuramente quelli Balea per il prezzo e per la comodità, perché sono veramente passepartout comodi proprio per il mantenimento, per il fatto che costano pochino. Questo no, è quello che non riacquisterei perché è un po' quella via di mezzo che per il prezzo sinceramente non riacquisterei. Ho riacquistato più volte e quindi riacquisterei di nuovo questo, che invece è quello più simile appunto allo shampoo L'Oreal, che ritengo essere il migliore. Come maschere devo dire che questa qui grigia non mi è dispiaciuta, questa che poi è simile a questa per l'effetto, non lo so se le ricomprerei perché per l'effetto antigiallo preferisco utilizzare lo shampoo, però allo stesso tempo sono comode perché vanno ad aggiungere un po' di spessore e di consistenza agli shampoo magari un po' troppo liquidi, quindi dipende da che cosa utilizzate. Io con questa mi sono trovato molto bene, quindi sinceramente tra tutti credo che questo sia quello che riacquisterei più facilmente e più volentieri. Sia per il prezzo, per il rapporto qualità-prezzo, perché comunque sono, metti 5 euro per 300 ml, ma la qualità è veramente ottima ed è la più alta tra questi che vi ho mostrato come prodotti. Queste sono un nì, quindi sono un po' indecisa, dipende da come, dalla situazione, se dovessi trovarle in offerta, se dovesse servirmi in emergenza una colorazione. Questa è carina l'idea che non è proprio una tinta, quindi la potrei valutare per il fatto che comunque è una maschera colorante e non è una tinta, e inoltre ci sono diversi colori, quindi oltre al grigio si può giocare un po' anche con altri colori. Questa non lo so se le riacquisterei perché secondo me non ha preso abbastanza, quindi non mi ha dato l'effetto che avrei voluto e quindi nel senso che per anche questa, un po' come per il platino, bisognerebbe avere il capello proprio bianco, completamente decolorato, inizia a impappinarmisi la lingua. Però devo dire che rispetto appunto alla sua compagna viola, questa mi è piaciuta un pochettino di più. Quindi questo è tutto per quanto riguarda i capelli grigi. Vorrei parlarvi però anche di qualche prodottino invece in generale di colorazione per capelli. Allora, vi ho sicuramente detto in qualche video che appunto dopo il grigio, siccome mi ero un po' stufata, diciamo così, di
di mantenerlo e quindi di usare tutti questi prodotti per cercare di mantenere il grigio, ho detto cambiamo, visto che comunque ce li ho già decolorati, posso giocare un po' con i colori e quindi proviamo a utilizzare un altro colore. E ho pensato al viola, giustamente, perché? Perché ho pensato quando poi scarica non me ne dovrò occupare così tanto come altri colori, ma tornerò al mio grigio, perché scaricando con il biondo sotto probabilmente farò un rosino e poi magari un grigino se io ricomincio a riutilizzare gli shampoo antigiallo e ritorno alla mia situazione normale di base. Questa è stata la mia idea, ho fatto i capelli viola, usciti benissimo, li ho fatti due volte, potete anche vedere le foto su Instagram, nelle storie, forse anche in qualche post, sicuramente le trovate comunque. Molto belli, ma ovviamente anche lì la durata è stata bassa perché dopo un mese ho iniziato a scaricare. Anche in quel caso non li ho toccati per un mese, quindi ho fatto i miei shampoo normali. Quando ho iniziato a scaricare, i capelli erano arrivati circa un rosino, diciamo così, allora ho iniziato a utilizzare di nuovo qualche volta i prodotti antigiallo, poco, ma ancora di più delle colorazioni specifiche per andare proprio a ridare colore. E quindi ho utilizzato Vital Care, che sono appunto queste, quindi questa è quell'argento e queste sono le altre due colorazioni, però non ho la confezione così, ho queste qui di cartone che avevo tenuto, e ho utilizzato prima la viola e poi ho utilizzato anche la rosa, perché siccome la viola, come vi spiegavo nel video specifico e trovate appunto la review, ve la metto sotto, mi ha trasformato i capelli al posto che viola in blu, ho pensato di andare ad acquistare anche questa per aggiungere quella parte di pigmento rosso che gli mancava per avere un colore normale, quindi l'ho acquistata praticamente per sperare che poi fosse effettivamente viola. Usati in combo effettivamente il risultato è stato un po' meglio, ma non all'altezza, quindi purtroppo la pecca di questo è che non risultava viola sui capelli e quindi mi ha rovinato il capello, perché dal mio viola fatto dal parrucchiere, che era bellissimo, stupendo, anche come scoloriva, non aveva scolorito nell'azzurro e quindi poi nel verde, ma aveva scolorito andando sul rosa. Questa colorazione invece purtroppo già subito dal primo shampoo mi ha lasciato i capelli blu, quindi tutto il pigmento rosso se n'era andato, capello blu, dopodiché passo ovviamente all'azzurro scolorendo e dopodiché con sotto il giallo, sempre per la teoria dei colori, butta fuori il verdino. E quindi questo è il risultato dopo l'utilizzo di questa colorazione, che come vedete sul retro dovrebbe dare questo tipo di effetto, ma purtroppo non è stato così. Calcolate che il mio capello adesso sarà più o meno una cosa del genere, una via di mezzo, quindi quello in mezzo circa. Il risultato comunque sarebbe dovuto essere questo qui, così purtroppo non è stato. Quindi purtroppo questi prodotti sono un po', io direi un ni, nel senso, questo bocciato se volete il viola, un ni nel complesso la linea questa qua, perché per esempio l'argento già era stato meglio, o il rosa da solo io non l'ho provato, magari eccezionale, però avrei un po' di paura adesso a provarli perché chissà che colori escono. Altro prodotto che avevo utilizzato sempre per mantenere il viola è stata anche questa maschera colorante. Questa invece è una maschera colorante, quindi più simile come concetto a questa tipologia, però appunto è sul viola. Qui indica che a seconda di che colore appunto avete i capelli di partenza avete un risultato piuttosto che un altro. Questa mi è piaciuta perché in realtà va bene anche per dare dei riflessi se avete il capello anche scuro, quindi ti fa vedere che se avete il capello comunque castano tipo il mio riuscite a dare un riflesso violaceo, oppure se li avete biondi ovviamente il risultato diventa molto più intenso e più viola ovviamente. Questa l'ho usata alla stessa maniera appunto degli altri prodotti, quindi per ravvivare il colore quando notavo che avevo bisogno di andare ad applicare qualcos'altro, perché purtroppo il viola iniziava a venire meno,
E quindi l'ho utilizzata sia da sola che mischiata anche questa ad altri prodotti coloranti proprio per appunto far sì che prendesse il più possibile. Tutto quello che lascio in posa lo lascio in posa minimo mezz'ora per far sì che prenda bene, il capello assorba bene il colore in modo che quando poi lo vado a sciacquare risulti il più colorato possibile. Questa l'ho preferita rispetto ai Vivid Color di Vitalcare perché ovviamente la colorazione era più veritiera, quindi effettivamente era un viola e non era un blu, anche se purtroppo l'ho utilizzata quando prima avevo fatto quell'altra, quindi purtroppo il mio capello era già diventato piuttosto bluastro. Questo mi aiutava a togliere un po' quell'effetto tanto blu e riandare a dare invece un riflesso più viola, più violaceo. Il prezzo di questa io l'avevo pagata in offerta sui 4 euro, 4-5 euro, ma stiamo parlando di 300 ml, quindi comunque come quantità, prezzo, ma anche qualità, devo dire che non è male. La marca è Alama, che è un brand tra l'altro che ho già sentito e di cui ho provato altri prodotti per capelli che non sono niente male, quindi comunque un brand abbastanza professionale comunque per i capelli. E dice che dura 4 shampoo, quindi l'unica pecca è un po' questa, la durata. Se però avete appunto anche solo la voglia di provare a farvi i capelli colorati o a darvi dei riflessi, questa è perfetta. Il fatto che duri poco vi permette appunto, se vi stufate, di non preoccuparvi, perché poi appunto lavando piano piano se ne va, non ha ammoniaca all'interno, quindi un prodotto sicuramente che mi è piaciuto. Non in offerta, a un prezzo abbastanza elevato, anche lui sugli 8 euro, però comunque in linea con tutti gli altri, quindi diciamo che non è neanche troppo. In offerta io non me l'ero fatta scappare e devo dire che questa, se la dovessi ritrovare in offerta, sicuramente la riacquisterei. Comodissima anche l'erogatore, quindi la confezione fatta così tipo sapone, che si schiaccia e andate a erogare direttamente il prodotto sulle mani per poi applicarlo sui capelli. Tutti questi prodotti dice di andare ad applicarli, quelli coloranti, quindi che danno colore, non gli antigiallo, di andare ad applicarli con i guanti, cosa che io non ho mai fatto. E devo dire che sì, magari al momento avevo le mani un pochettino sporche del colore, ma si trattava proprio di quella giornata, poi lavando le mani e tutto comunque se ne va, quindi io non, siccome non odio mettere i guanti e mi danno proprio fastidio, non riesco, non li ho mai applicati. Non vi preoccupate, non vi preoccupate insomma se non ce li avete e non riuscite a reperirli e non volete metterveli, che potete comunque utilizzarli tranquillamente lo stesso e non succede assolutamente nulla. Quindi questo era tutto. Io credo e spero di essere stata abbastanza chiara ed esaustiva. Vi ho mostrato un po' tutti quelli che sono i prodotti che ho utilizzato per il trattamento, la cura del capello grigio e cosa ho utilizzato come colorazioni invece per il trattamento e il mantenimento del colore viola con annesse difficoltà. Trovate appunto, come ve lo ripeto, ve l'ho già detto, però comunque ve lo ripeto, la recensione della colorazione Vital Care Viola, e ve la lascio giù sotto nell'info box, e giù sotto nell'info box trovate anche la review invece della linea di shampoo e balsamo, quelle di Balea antigiallo. Diciamo che per concludere, tra tutti quanti, il prodotto antigiallo top che io vi seleziono è sicuramente questo shampoo, anche se per appunto il prezzo hanno un buonissimo rapporto quantità-qualità-prezzo anche questi qua di Balea. Meno efficace sicuramente rispetto a questo, però come prodotto di mantenimento, soprattutto se non avete il capello colorato e non volete renderlo grigio, ma volete solo mantenere il riflesso freddo, va benissimo. Se volete dare un twist in più e quindi avere anche quell'effetto un pochettino colorante, questo sicuramente, come quello di L'Oreal, che è il migliore, è quello che vi consiglio. Quello in primis però costa troppo, quindi diciamo che appunto sempre per la questione prezzo, io se dovessi andare a ricomprare qualcosa, sicuramente tra quello di L'Oreal e questo ricomprerei questo.
Ottimo, ottimo, ottimo. Sia appunto usato tranquillamente come shampoo normale antigiallo, sia come faccio io pre-shampoo come impacco sul capello in modo da lasciarlo in posa una mezz'oretta, far assorbire bene al capello la parte colorante antigiallo e andare poi a sciacquare. Per quanto riguarda invece le maschere coloranti, per quanto riguarda il grigio, purtroppo non ne ho provate molte e soprattutto di efficaci. Quella che forse più vi consiglierei è questa qui, ma perché non è appunto antigiallo, ma è proprio una maschera grigia ed era un grigio scuro. Questo mi permette di modularla a seconda di quanto si lascia in posa e ottenere diversi effetti, però sicuramente mi dava dare del colore al capello rispetto ad altri dove io poi alla fine non vedevo un risultato che mi desse un po' di colore. Per quanto riguarda il viola, invece, per quello che ho provato finora, sicuramente questa come maschera colorante è quella che vi consiglio. Non come colorazione, perché come decolorazione io purtroppo ho provato solo la Vital Care, che è stata un disastro. E niente, questo è tutto. Io nel mio bagno ho ancora altri prodotti coloranti in realtà da provare, perché ho ancora due tipologie di grigi, una sempre Vital Care nuova e un'altra tipologia, un'altra marca sempre grigio, e poi una colorazione invece di Balea sul rosa. Quindi sono molto curiosa di provarli. L'obiettivo adesso qual è? Lasciar scaricare ancora un pochettino se si scarica questo verdolino, anche se credo che dopo 2 mesi questo sia il massimo che può scaricare ancora. Sinceramente, speravo venisse via un pochettino di più, però mi sa che questo è il massimo. E quindi ho intenzione di, visto che sono comunque ancora decolorati, sfruttare la lunghezza e il fatto che sono decolorati per terminare anche queste altre colorazioni. E farò prima la rosa, la colorazione rosa, in modo che vado un po', avendo il rosa comunque un po' di pigmento viola all'interno, dovrei riuscire ad andare un pochettino a creare anche un effetto antigiallo e spero di riuscire a togliere il riflesso verde che hanno in questo momento. Magari prima di fare il rosa farò il grigio, quello già aperto che avete visto. Dopo il rosa invece passerò di nuovo al grigio, quindi terminerò le due confezioni di grigio che ho ancora in bagno e dopodiché basta. Diciamo che i miei capelli hanno dato, è stato bello, è stato interessante, però avrei anche bisogno comunque di tagliarli, quindi una volta che mi sono sbizzarrita un pochettino con i colori, magari che ne so, proverò ancora. Non lo so, in realtà non ci sono tanti colori che mi ispirano, perché il blu alla fine l'ho provato per forza di cose volendo fare il viola l'ho fatto, il verde sicuramente non lo faccio perché non se ne andrebbe più via, il rosso no perché non mi piace, piuttosto faccio un mogano su un riflesso più naturale, un rosso più naturale, ecco, e quindi diciamo che siamo a posto. Per quanto riguarda le colorazioni pastello, che sono quelle più sicuramente carine, che mi piacerebbero, mi sono resa conto che sono troppo impegnative e dovrei comunque trattare di nuovo i capelli e decolorarli di nuovo per portarli ad essere ancora più chiari, ancora più bianchi per ottenere il risultato che voglio o comunque un risultato decente. Per cui credo che non lo farò, mi accontenterò insomma di queste colorazioni e va bene così e poi tornerò al mio colore naturale che poi è quello dell'attaccatura e qua ci sono pure i capelli bianchi per cui li lascerò liberi, insomma, naturali. Gli darò una bella tagliata sicuramente e magari, non so, l'estate prossima, magari quando sono bella abbronzata, tornerò a farli neri, che alla fine mi manca, un colore bello strong, bello deciso e ci sta. E niente, questo è tutto per il momento. Io spero di esservi appunto stata utile, di esservi stata chiara, di avervi mostrato un po' di prodotti interessanti che possano esservi utili se volete cimentarvi con questo tipo di esperienza a colore capelli. E vi saluto e vi mando un bacione al prossimo video. Muah.